questa Roytec Simil Les Paul con dei P90 è stata riparata un po' in modo maldestro. Ora dovrò scollare la paletta, pulire e rincollare. Un intervento sempre maldestro con della colla non adatta a questo tipo di riparazione. Sarà secondo me un vinavil, quindi una colla molto gommosa che ha poca presa secondo me sugli strumenti musicali. Ora dovrò pulire e incollare. Adesso ho finito di pulire con un solvente tutti i residui della colla che stanno qua sopra, eccoli. Vediamo anche. L'interno del manico. Ovviamente ci sarà bisogno di due listelli e di una ricostruzione
perché nel togliere la colla, ovviamente dei pezzettini di legno inevitabilmente vengono via, quindi dovrà essere riempito anche lo spazio di questo scavo, di questo scarf joint del manico. Questa è la prima parte dell'incollaggio, perfettamente dove c'era la crepa. Domani faremo le fresature. L'incollaggio, ora facciamo la fresatura. Thank you.
fresature e i listelli sono stati fatti. Adesso passiamo all'incollaggio. Dopo la riparazione, ecco che la valletta è stata rilevata. Ho montato le corde e il manico non mostra nessun segno di cedimento. Ho anche regolato il trassero. Vediamo adesso altro lato. Allora,